La cosa meno preoccupante è fare occasioni da gol e segnare. E togliamo il dubbio a tutti, per me Welbeck è una punta centrale, che tutti continuano a dire che è un esterno, ma sono convinto che il 95% di tutti quelli che parlano di Welbeck non sanno neanche che tipo di giocatore è. Quindi io l'ho voluto come punta centrale, è una punta centrale, insieme a lui la punta centrale è Manai, ulteriore punta centrale può essere Caprari. Io sono appostissimo così, sono convinto dei giocatori che ho, sono contento di quello che ho, da sottolineare il fatto che noi siamo il Pescara, non siamo il Milan, non siamo l'Inter che ha bisogno di una punta, va, prende, compra, spara 20 milioni e compra la punta. Ma Bergessio noi l'avremmo preso volentieri a condizioni diverse, perché noi siamo il Pescara, anche per una questione di equilibrio di spogliatoi non possiamo permetterci sia economicamente che per una questione di equilibrio di spogliatoi di permetterci di prendere una punta che guadagna il doppio degli altri, e quindi a quelle condizioni io non preferisco stare così. 10. Io do 10 al mercato del Pescara perché sono arrivati tutti i giocatori e quindi va bene così. I singoli si mettono a disposizione di un gruppo intero, si mettono a disposizione di un allenatore che dà una direzione e loro ci credono. Quindi questa è la nostra forza. Però poi devi avere qualità in campo, perché tu puoi allenarti quanto vuoi e chiedere quello che vuoi ai tuoi ragazzi, ma se poi non hanno le qualità per mostrare quello che provi in settimana, tu non riesci a ottenere nessun risultato. Quindi il fatto che questa squadra abbia fornito due belle prestazioni è perché evidentemente la squadra ha qualità ed è forte.